Un saluto agli amici di LibriBlog. Oggi ci troviamo in un posto speciale e in una compagnia davvero speciale. Molti di voi infatti ci hanno scritto che, a loro opinione, i libri più belli nascono dalla realtà. E da una realtà difficile e scomoda nasce Armonico, un esperimento letterario molto particolare che unisce parole e musica in nome dell'impegno sociale. Armonico è edito dalle edizioni Aerostella e oggi possiamo parlarne con il suo ideatore e curatore, Luca Leoni. Come descrivi Armonico? Bella domanda. No, Armonico sostanzialmente è il lavoro di 3 anni della mia vita ed è sostanzialmente un disco che diventa il mio secondo album, che diventa un libro di racconti. Sostanzialmente io ho chiesto a 12 autori di lasciarsi ispirare dalle 12 tracce del disco e scrivere un racconto. Ne è venuto fuori un libro che realmente ha stupito me stesso, perché ognuno ha voluto in parte seguire il senso della canzone e in parte no, però sempre lasciandosi ispirare dal mondo che la, che la, che la, dal mood che la canzone impone. Ed è veramente un oggetto particolare. Perché comunque viviamo anni, viviamo un momento in cui la musica non è considerata come un bene artistico. E in questo caso, secondo me, è importante perché ispira appunto dei racconti, ispira un'arte superiore come la letteratura. E in più, stupisce realmente chi ascolta il disco e chi legge. Tra l'altro il modo di fruizione è veramente bello perché sostanzialmente ogni racconto segue la tracklist del disco, quindi vivendo in un momento in cui siamo tutti multitasking, cioè dobbiamo riuscire a fare, contemporaneamente riusciamo a guardare la TV, a leggere un libro, ad avere internet, e magari chattare, leggere le mail e contemporaneamente ascoltiamo una canzone. Questo ti permette comunque di occupare due cose di quello che stai facendo, quindi ascoltare la musica e leggere un racconto. Partecipi anche in qualità di scrittore di racconti, con il racconto Scusami se, un racconto autobiografico, un racconto difficile. Cosa ha significato per te mettere su carta un'esperienza come quella che hai vissuto, se ne vuoi parlare? No, ne voglio parlare volentieri perché comunque questo libro, tutti i proventi di questo libro vanno a un'associazione che si chiama Altamarea e questa associazione cerca di fare comunicazione, non convenzionale, cercando soprattutto di comunicare a tutti i danni che l'acciaieria di Taranto, Taranto città del sud un po' dimenticata, che tra l'altro è la mia città, i danni appunto che sta causando questa acciaieria. Quali sono questi danni nello specifico? Questi danni nello specifico sono, hanno una sola parola che non si può dire in altra maniera, si chiama tumore. A Taranto ha un'altissima percentuale di tumore, soprattutto nei bambini, che è una roba veramente scandalosa e nessuno ne parla. Scusami se parla, della perdita, personale mia, di mio padre, che tanto per cambiare, ci ha lasciato per un tumore. E parlo sostanzialmente delle cose che non avrei, che non sono riuscito a dirgli. E contemporaneamente racconto proprio nel libro l'esperienza degli ultimi 2 mesi di un mondo stranissimo, molto gioioso, tra l'altro, fa strano dirlo, però io all'interno degli ospedali dove si cura è una parola grossa, dove diciamo, si aspetta la morte, ho trovato una gioia incredibile, una voglia di vivere da parte delle persone che non ho mai più ritrovato nel mondo che viviamo oggi. E quindi parla di questo, è un percorso molto duro, che realmente mi ha lasciato un vuoto dentro incredibile, però questo vuoto me l'ha colmato, e lo colma tuttora perché ho proprio la possibilità di raccontarlo e di far sentire anche la sua voce tramite questo libro.
E tramite quindi l'associazione Alta Marea a cui andranno i ricavati dalla vendita di questo libro, giusto? Sì, andranno tutti quanti ricavati. E, Alta Marea è un'associazione fatta di ragazzi come noi che si sono impegnati e cercano veramente di spingere e di smuovere le coscienze, perché Taranto ha realmente un livello di invivibilità che è assurdo. Cioè, se pensate l'industria, l'Ilva e anche altre due industrie che ci sono di fianco, sono 3 volte più grandi della città e sono attigue alla città. Quindi la gente si sveglia, apre le finestre e c'ha le ciminiere davanti, sui balconi c'è il rosso dell'ossido di ferro ogni mattina che devono spazzare via. Tu immagina nei polmoni dei bambini che giocano fuori, che giocano all'aperto, che fanno una vita come tutti gli altri bambini. Realmente io non conosco nessuna famiglia a Taranto che non abbia avuto problemi con il cancro. Il cancro si siede a tavola delle famiglie ogni giorno e mangia. Il cancro a Taranto è un ospite indesiderato, ma che è sempre di fianco alle persone. Senti, invece com'è stato leggere le interpretazioni che altri hanno fatto delle tue canzoni? Ah, è stato stupendo, cioè è stato incredibile, perché è come se qualcuno descrivesse in altra maniera tuo figlio. Perché ognuno ha dato una propria interpretazione del tutto singolare ad ogni singolo brano. E poi in particolare io per un brano ho utilizzato il web e ho chiesto a tutti quanti gli utenti, cioè per l'ultimo racconto rimasto, quindi per l'ultimo brano rimasto, ho chiesto agli utenti di scrivermi un racconto. E ho fatto una sorta di contest, ma molto contest, personal contest, e ho passato le vacanze dell'estate scorsa a leggere una cinquantina di racconti che mi sono arrivati, ma tutti stupendi, e anche lì sono rimasto sorpreso, perché da una canzone mi sono arrivati una cinquantina di racconti totalmente differenti. Quindi immagina quanto può una canzone far esplodere e accendere la fantasia delle persone. Posso chiederti quale o quale racconto ti ha colpito di più? No. Anche più di uno? No. No, mi ha... Adesso non perché li intervisterete dopo, Nicolai, che ha interpretato in maniera del tutto personale il brano, e poi uno che mi ha fatto molto ridere, proprio quello di Angelo Pannofino, che vi leggo solamente il titolo, magari tagliate perché questa roba qua non mi ricordavo. Un terrone in circonvallazione. Circonvallazione, cavolo. Ed è veramente una figata, essendo io terrone convinto. Sostanzialmente descrive la storia di questi terroni che usano la circonvallazione di Milano per raggiungere ogni luogo di Milano, che in effetti all'inizio è un po' una verità, perché noi, diciamo, uomini del sud, abbiamo sempre un riferimento, cioè quello del mare. Quando ti manca quel riferimento, cioè quello del mare, sono cavoli, perché perdi proprio ogni tipo di riferimento luogo-temporale. Allora li cerchi magari nei libri? Eh sì. Grazie.